Il mio serpente è ingrassato. Perché? Perché sicuramente ho compiuto uno dei tre errori fondamentali che i neofiti fanno quando allevano un animale. Come rimediamo? Bene ragazzi, lo vediamo in questo nuovo video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come sempre io sono Giorgio, siete su Reptile Nation ed oggi parliamo di serpenti grassi. I waited all day long just to hold you in my arms. Prima di tutto, prima di proseguire, devo ringraziarvi perché sui vari social, soprattutto sulla pagina Face, siamo arrivati addirittura a 26.000 iscritti. Quindi grazie, grazie, grazie. Vi chiedo soltanto un piccolo sforzo, ovviamente ogni volta like, condivisione e iscrizione se potete. Per voi è gratuita, a me aiuta veramente tanto, il vostro supporto è fondamentale. Ovviamente la risposta al quesito principale, visto l'argomento, è: i serpenti ingrassano? Ebbene sì ragazzi, non c'è scampo da questa maledizione. Mi dispiace, almeno che tu non ti chiami Hugh Jackman e stai recitando in Deadpool, probabilmente ingrasserai. Via del tempo, disattenzioni, sedentarietà, qualsiasi cosa mettila come ti pare, prima o poi sei destinato ad ingrassare, e questo vale anche per i serpenti. Va da sé che un serpente, diciamo, è molto difficile riesca ad ingrassare in natura, e questo per ovvi motivi: parassiti, difficoltà nel reperire le prede e continui spostamenti proprio per cercare le prede. Quindi, ergo, i serpenti che ingrassano sono quelli che alleviamo, quelli di allevamento, quelli detenuti negli zoo, eccetera eccetera, e questo proprio a causa della sedentarietà dovuta al fatto che la preda non la devono cercare, si muovono poco nei loro terrari e probabilmente vengono sovralimentati. Ma ci sono tre errori fondamentali che si compie durante l'allevamento e fa sì che questi animali ingrassino, con pericolose anche conseguenze per la loro salute. Ovviamente io chi sono per non farli tutti e tre, e da neofita ne ho presi tre su tre ragazzi, sono stato un vero genio. Questo è amore, questo è davvero amore. Naturalmente a tutto questo c'è una soluzione, la vedremo alla fine del video. Ora la cara Ruby è testimonia di questo fatto, diciamo, perché è stata proprio lei che ho fatto ingrassare ed ora è a dietina, e vi spiego anche come affrontare il problema. Ma adesso veniamo ai tre errori fondamentali che si compiono durante l'allevamento. Veniamo al primo. Alimentare l'animale come se non ci fosse un domani, fidandoci di lui. Ovvero, lo nutriamo finché non ci dice basta. No, no ragazzi, no, proprio no. Anche perché questi sono degli animali opportunisti e mangerebbero fino a farsi esplodere. Quindi dobbiamo stare attenti a come li alimentiamo. Qual è stato il mio errore che ho commesso con Ruby? È stato che, allevando anche altri animali, in questo caso pitoni reali, che come sapete spesso e volentieri hanno degli stop alimentari e un po' di inappetenza e non sono voraci come la cara Ruby, quando non mangiavano il pasto, per non buttarlo, che cosa facevo? Lo davo alla cara Ruby, che da buona fogna si mangiava tutto. Ma qui c'è anche un altro errore, e anche piuttosto grave per chi alleva, e chi alleva lo sa: non dare mai una preda che ha rifiutato un altro animale ad un altro. Perché? Perché è venuto a contatto con quest'ultimo, gli animali devono essere tutti separati, perché altrimenti, se uno di loro ha un virus, una patologia o qualsiasi cosa, e in allevamento capita molto spesso, al 100% la trasmetterà anche a quello dopo. Come potete vedere, tutto il grasso e la ciccetta gli si è accumulata proprio qui, sui fianchetti, vicino alle chiappette. E sì, da buona femminuccia ha deciso di ingrassare proprio lì. Oddio, anche io ingrasso lì, però vabbè. Questo è il risultato. Non tutti i serpenti ovviamente ingrassano alla stessa maniera, ovvero l'adipe, il grasso viene accumulato in maniera del tutto genetica, casuale, quindi non è detto che sia uguale per tutti. Però diciamo che in linea teorica te ne accorgi quando un animale sta ingrassando, e è inutile dire di no e far finta di nulla, la scusa del neofita non va bene in questo caso. L'altro errore che commentiamo è quello di dargli prede troppo grasse. 64 sottilette di formaggio americano. 64?
Torniamo all'argomento allevamento. Quando ho commesso questo errore io con i reali, viene da sé che il reale per alimentarsi ha bisogno di ratti e topi. Qui c'è ci sono due scuole di pensiero ovviamente, e non vengo nell'argomento perché è abbastanza complicato, anche perché ho cambiato idea anch'io. Però diciamo che all'epoca io nutrivo i pitoni con i ratti. I ratti sono notoriamente più grassi del classico topino bianco da laboratorio, e nutrire una serpente del grano esclusivamente con i ratti e soprattutto sovradimensionati, va da sé che è una dieta veramente ipocalorica. Questo serpente ogni tanto sarebbe giusto anche variare, fornirgli dei piccoli volatili eccetera eccetera, e comunque mantenere il metabolismo sempre attivo e diciamo con una certa fame. Non bisogna abbottarli. Non entro in merito alla frequenza dei pasti perché questa ha molte variabili, dipende dalla specie, dal tipo di terrario in cui è stabulata eccetera eccetera, quindi non è una regola scritta per tutti. Terzo errore fondamentale però che compiamo, e questa è una regola scritta che andrebbe sempre rispettata, è la dimensione del terrario. Stabulare gli animali in un terrario sottodimensionato farà sì che questo animale si muova veramente poco. In linea teorica il terrario dovrebbe essere sempre lungo almeno un 20% in più rispetto all'animale, cosa non sempre possibile perché chi alleva in gran numeri soprattutto alleva il rack, e ovviamente un terrario di queste dimensioni inizia ad essere un pochino problematico. Però se vogliamo, diciamo, tenere gli animali al meglio, i serpenti al meglio, sarebbe buona norma fornirgli un terrario il più possibile sviluppato perlomeno in lunghezza. Se volete porre rimedio a tutto quanto, bene, si può fare. Come? Semplice, li mettiamo a dieta, esattamente come facciamo noi esseri umani. E c'è un piccolo trucchettino che adesso vi svelo. Non mi stancherò mai di dire però, ragazzi, che se avete qualche problema con i vostri animali, che siano serpenti o qualsiasi altra cosa, se c'è un minimo rischio per la loro salute o qualche dubbio, la prima cosa che dovete fare è rivolgervi a un veterinario e non procedere con il fai da te. Per prima cosa fargli fare la bruma. Molti allevatori non fanno questa pratica, dipende poi dalla specie che alleviamo, però non tutti gli allevatori fanno fare la bruma ai propri serpenti. Perché? Perché mantenerli a temperatura e continuare ad alimentarli d'inverno fa sì che crescano più velocemente e quindi siano riproduttivi prima rispetto a una specie che magari fa la bruma. Distanziare un pasto dall'altro, quindi se lo alimentavamo una volta a settimana, procederemo con l'alimentarlo due... No! A few moments later. Sì, ce l'ho! Una volta ogni due settimane, e poi dobbiamo creare uno spazio adatto affinché si muova liberamente, quindi in caso di terrario sottodimensionato non faremo altro che farlo più grande. Ora, messo in atto tutto quello che vi ho detto, se ancora non risolviamo il problema, c'è un trucchettino che usano spesso anche negli zoo quando gli animali presentano questi problemi. E cosa ci occorrerà per metterlo in atto? Una semplice vaschetta piena d'acqua. Un animale abituato alla vita sedentaria difficilmente vorrà spostarsi e fare attività fisica, un po' come noi. Quindi per costringerlo a muoversi dobbiamo semplicemente, ovviamente l'acqua a temperatura ideale, ragazzi, non lo mettete nel freezer, bisognerà semplicemente costringerlo a nuotare. Quindi lo si mette in una vasca delle dimensioni appropriate, ovviamente. Questa cosa non piacerà assolutamente all'animale, ovvero alcuni si troveranno anche bene, altri cercheranno di uscire il prima per termoregolarsi, il prima possibile per termoregolarsi. Però in acqua diciamo che saranno costretti al 99% a muoversi. Tecnica usata spesso negli zoo per far smaltire un pochetto, soprattutto boa e reticolati messi lì che se ne stanno buoni buoni e non si muovono in attesa del loro porcellino. Se pensate stiate stressando l'animale, ragazzi, avete completamente ragione. Wow, cado! Ma ce l'avete portato voi a questo punto, e quindi vi assumete la responsabilità degli errori che avete fatto e procedete per migliorare la situazione, perché un animale, un serpente obeso, ha veramente veramente tanti rischi per la salute. Quindi se non volete che muoia
o sviluppi qualche patologia brutta, dovete per forza di cose metterlo a dieta. Detto questo, io mi vado a mangiare il mio mezzo chilo di carbonara che ci sta tutta con questo freschetto. Voi mi raccomando ragazzi, lasciate like, iscrivetevi e condividete, e noi ci vediamo a un prossimo video. Io me ne sto andando in ferie, ce ne andiamo in Abruzzo, ma ho preparato comunque un po' di contenuti da lasciare sulle varie pagine, quindi non vi lascio soli, e poi quando torniamo, torniamo veramente col botto alla grande ragazzi. Ciao!